Salve a tutti ragazzi, buona domenica a tutti. Dai cazzo regas, non mollate che tra poco cominciano le vacanze natalizie. Oggi vi mostrerò i cambiamenti principali della nuova patch 1.42 del DLC Doomsday Ice. Prima di partire a bomba volevo informarvi che dopodomani, ovvero martedì, uscirà il DLC Sorpresa Festiva 2017. Speriamo che sia una bomba di espansione. E oltre a questo vi invito a guardare il video precedente, soprattutto se avete un account moddato, perché è veramente molto importante che guardiate quel video. Comunque partiamo con le info su questa patch, più importanti chiaramente. In questo DLC sono stati aggiunti 9 veicoli armati, 6 veicoli non armati, chiaramente nuove rapine di questo DLC, che sono in totale 3 rapine finali, 20 nuovi vestiti sia per il maschio che per la femmina, 30 nuovi tatuaggi, 26 nuove pitture facciali, come anche nuove maschere. Purtroppo nel loro sito non c'è scritto quante maschere hanno aggiunto, comunque potete anche andare a controllare voi stessi. Oltre a questo sono state aggiunte 6 armi MK2 e 9 basi operative. Riguardo le funzionalità principali, hanno aggiunto nuovi 8 trofei PlayStation Network o comunque 8 obiettivi su Xbox Live. Poi è stata aggiunta una nuova radio bomba Blinded 97.8 FM. Veramente tanta roba questa radio, finalmente ragazzi la Rockstar ha aggiunto musica nuova su GTA 5. Ci sono anche alcune canzoni tra cui Jay-Z, Dead President 2, che conoscevo già e che spaccano veramente tantissimo e che ascolto già da anni. Veramente quando ho sentito quella canzone ho avuto i brividi, non mi sarei mai aspettato che la Rockstar aggiungesse una canzone così bella. È stato cambiato il font, o comunque il tipo di scritta, per chi non sapesse cosa fosse un font, per le modalità competizione, quando entrate in un CEO, in un MC. Hanno aggiunto più slot per salvare i vostri completi, adesso potete salvare fino a 20 completi, a differenza di prima che ne potevate salvare solo 10. L'abilità di rimuovere le stelle grazie all'Ester sarà gratis una volta completate tutte e 3 le rapine del DLC Doomsday Heist. Hanno aggiunto il cinese semplificato su GTA 5 per PC come lingua, quindi se volete imparare il cinese potete finalmente inserirlo su GTA 5 come lingua principale. I giocatori possono aprire e chiudere le porte degli aerei o degli elicotteri attraverso il menu inventario, proprio come possiamo fare con le auto. Hanno diminuito il danno dei colpi esplosivi al fucile da cecchino MK2, ora ci vorranno 2 colpi per uccidere un giocatore. I proiettili del fucile da cecchino MK2 sono aumentati fino a 80 proiettili se questi non sono proiettili esplosivi. I proiettili perforanti e blindati MK2 adesso hanno più danno. Il danno della torretta del Tula e dell'Avok ora hanno più danno e cadenza di fuoco. Vabbè, capirai. Ed infine la stessa cosa l'hanno fatta col mitragliatore del deltaplano ignorantissimo Ultra Light. Poi hanno corretto un sacco di cose sul creatore, sul Rockstar Editor, hanno corretto il glitch dove potevate sparare i missili infiniti con l'Hunter, e dicono che hanno corretto qualcosa col meccanico, ma a me sembra che in realtà hanno fatto il contrario, ma comunque dettagli, oh. Vabbè, ragazzi, se volete leggere tutti i cambiamenti di questa patch vi lascerò il link nella descrizione di questo video. Lasciate un bel polliciotto in su a questo video e soprattutto date un'occhiata al video precedente che è molto importante. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video!